Dal prossimo 16 ottobre l'incrocio tra la tangenziale di Arezzo e via Fiorentina non sarà percorribile. Parte infatti l'ultimo intervento per la sistemazione dei sottoservizi per la realizzazione dello snodo viario tra via Fiorentina e il raccordo urbano, insomma la tanto attesa rotatoria. Importanti le modifiche al traffico. Il tratto di viabilità di via Marco Perennio e via Fiorentina, che va dall'intersezione semaforica con via Bologna e via Montecervino a quella con via dell'Orciolaia, diventerà strada senza uscita. In questo tratto sarà vietato l'accesso ad esclusione dei residenti e del raggiungimento delle attività economiche da parte dei fornitori. Purtroppo ci siamo resi conto di quello che succederà da lunedì e soprattutto la cosa che mi dispiace molto di più è che ancora una volta l'amministrazione pubblica, prima di mettere in opera un cantiere, non abbia convocato anche noi singolarmente come associazioni, commercianti eccetera, per valutare gli impatti negativi di una situazione del genere a livello economico, in prossimità di un periodo anche di ripresa lavorativa. I veicoli che percorrono viale Don Minzoni con direttrice viale Amendola non potranno svoltare a destra su via Fiorentina, coloro che invece da via Fiorentina lato San Leo con direzione città, giunti all'intersezione con viale Don Minzoni, dovranno obbligatoriamente svoltare o a destra su via Don Minzoni o a sinistra su viale Amendola. Noi praticamente tutta la merce che abbiamo rimane invenduta, perché i nostri clienti che vengono dal Valdarno, vengono da fuori Arezzo, arrivano qui, non sanno come entrare, come girare, come è, io li perdo tutti. Lavoro tanto con la gente di fuori. Ma gli arietini stessi, le signore del centro, hanno veramente difficoltà a arrivare e tornare indietro, perché non... Cioè non... Poi ci sono anche i parcheggi. Poi dove la metto? Parcheggi, non c'è niente a questo punto. E noi veramente siamo in crisi totale. Nei tratti poi di via Fermi e via Forlanini sarà istituito il divieto di transito ad esclusione dei residenti e infine via Pitagora diventerà strada senza uscita anche con divieto di sosta. Inutile dire che i commercianti della zona sono molto preoccupati, soprattutto per i clienti che arrivano da fuori città. Quando c'è una chiusura anche parziale è chiaro che la gente impaurita non si ferma, prima perché non ci sono posti per fermarsi, secondo perché il traffico comincia ad essere eccessivamente pesante e quindi appunto congestionato e quindi la gente non si ferma. Il termine dei lavori è previsto per il 17 di novembre. Questo progetto fin dal primo momento, quando lo vidi andare in comune e parlare col sindaco, era nato male, glielo dissi fin da subito, perché gli dissi che c'erano i sottoservizi e con i sottoservizi, con le quote che era previsto per fare il sottopasso, non ci sarebbe mai passato. Lui mi rispose che i tecnici avevano verificato tutto, che non c'erano problemi. E infatti, ecco, si è dovuto fare tutti i sottoservizi nuovi, acque chiare, acque scure, e oggi è stata costruita la parte verso l'ospedale e la parte verso la multisala. C'è da collegarli e quindi devono chiudere la strada, ma la potevano chiudere, come si diceva prima, il mese di agosto, quando non c'era traffico, quando la gente era in ferie. Adesso no, nel mese più importante, che la gente ha fatto rifornimenti, che chi lavora con gli stagionali ha fatto le scorte per gli stagionali, cosa fa? Li porta al sindaco? In attesa del paventato caos c'è una proposta. Facciano l'ingresso in via dell'Orciolaia e temporaneamente per questo mese facciano passare le macchine da via dell'Orciolaia, almeno in un senso di entrata. Potrebbe essere una soluzione temporanea per accedere su via Fiorentina. Certo, non è una soluzione ideale perché la strada è stretta, è quello che è, ma per un mese si evita di chiudere completamente la strada qui.